Ascoli Piceno è stata la cornice del quinto appuntamento del campionato italiano velocità montagna. La città marchigiana, vero scrigno di tante ricchezze al suo interno, è una località tutta da scoprire. Alle porte della bella e variegata città picena si sono accesi i motori lungo il tracciato che da Colle San Marco porta a San Giacomo, in mezzo ad una rigogliosa vegetazione e a suggestivi panorami appenninici. Simone Fagioli su Norma M20 FC con motore Zytec e gomme Pirelli di gruppo E2SC ha vinto la 55esima Coppa Paolino Teodori, quinto round del campionato italiano velocità montagna e sesto del campionato europeo. Nuovo record in 2.09.38 per il pilota fiorentino della Best Lap, per cui si è trattato dell'undicesimo sigillo nella gara organizzata dal gruppo sportivo Automobile Club Ascoli Piceno nelle ultime 15 edizioni. Fagioli, con il duplice successo, consolida così la sua leadership in entrambe le serie. Diciamo, sono molto contento, perché Ascoli è sempre difficile, una gara molto semplice da affrontare, da imparare, ma difficile andare forte, perché è stata in manca al grip, difficilissima messa a punto. E ieri la prima manche siamo partiti un po' in difficoltà, poi abbiamo azzeccato il setup nella seconda manche di prova e oggi poi abbiamo messo nuove gomme Pirelli e ci hanno dato una bella mano, è riuscito fuori anche il nuovo record per poco, però siamo contenti, dai. Secondo posto per il tenace trentino Christian Merli sulla Osella FA30 con il motore RPE di gruppo E2SS, equipaggiata con gomme Avon, con cui il Maidomo Alfiere V Motorsport avrebbe potuto assottigliare il gap se non avesse optato per una scelta eccessivamente audace di gomme in gara 1. Sì, ho fatto appunto degli errori nella scelta anche dei pneumatici, che ho scelto una mescola un po' troppo morbida e per causa mia, insomma, non è stata una colpa, insomma, del pneumatico, però il caldo non mi ha favorito e questo vediamo. Poi me la sono portata anche nella seconda manche, la temperatura è un po' calata adesso e allora un miglioramento c'è stato. Come sempre sorprendente, il giovane calabrese Domenico Scola, il cosentino della Ionia Corse, ha chiuso al terzo posto appena salito sulla Osella FA30 Zytec, curata da Paco 74 e per lui assolutamente nuova. Beh sì, sicuramente non mi aspettavo un risultato simile. In seconda manche ho avuto un problemino a un tornante e ho rischiato di compromettere tutto il weekend. Poi insomma mi ha messo un po' sul chi va là anche per il restante proseguo del tracciato. Comunque ho fatto due ottimi, diciamo, crono personali, era, diciamo, quello che mi ero posto per proseguire serenamente il campionato. Appena sotto al podio, quarta posizione un po' stretta per il sardo Omar Magliona, che non è mai entrato perfettamente in intesa con le regolazioni d'assetto della norma M20 FC, troppo sottosterzante e ballerina per permettere all'alfiere CST Sport di essere in condizioni di attaccare. Ma più che difficile direi deludente, non era nelle mie aspettative questo risultato e adesso analizzeremo a fondo col team il setup della vettura, perché sicuramente non era soddisfacente. Per me è una grossa delusione. Top 5 completata dal bresciano Paride Maccario su Osella FA30 Zytec. L'abituale frequentatore della serie europea portacolori Speed Motor, che ha lamentato un assetto troppo ballerino per la sua monoposto di classe Regina. Primo di classe 2000 del gruppo E2SC, il catanese Domenico Cubeda, sempre graffiante sulla Osella PA 2000 Honda, con cui ha chiuso al sesto posto nella generale, rimontando in gara 2 sul giovane Michele Fattorini, l'umbro che ha lamentato noie al cambio nella seconda salita, seppure avanzando rapidamente nella confidenza con la nuovissima Osella PA 2000 Honda, grazie alle cure del team trentino coordinato da Papà Fabrizio e dalla LRM per la parte motoristica.
Ottava piazza per il giovane trapanese Francesco Conticelli, che con l'Osella PA 2000 Honda è salito sul podio di classe delle biposto da 2000 cc. In gara 2 ha sopravanzato addirittura l'esperto Papa Vincenzo Conticelli, che ha usato bene la sua familiarità con la Osella PA 30 Zytec. Top 10 completata dal sempreverde toscano Franco Cinelli, che con la Lola Evo Jad curata dal team CMS ha rimontato in gara 2. Appena fuori dalla top 10, Samuele Cassiba, che è andato al successo nella classe 2000 della E2SS sulla Tatus F Master, con cui sta riprendendo in fretta il giusto ritmo delle salite. In classe 1006 si è affermato il campano Cataldo Esposito sulla Radical Pro Sport, mentre in classe 1000 ancora una prova positiva del pugliese di Fasano Vincenzo Pezzolla sulla nuova Osella PA21 con motore BMW di derivazione motociclistica curata dalla scuderia Valle d'Itria. Grandi sfide al centesimo di secondo in gruppo CN tra le Osella PA21 Evo, dove per 2 centesimi ha vinto il giovane Luca Ligato, che ha rimontato sulla diretta concorrenza in gara 2 dopo un terzo posto nella prima salita dovuto ad un lungo in frenata. Achille Lombardi ha vinto gara 1, il potentino di V Motorsport ha poi chiuso gara 2 in ex aequo con Rosario Iacquinta, il calabrese secondo in entrambe le manche. La vittoria c'è stata, però ci sono stati dei problemi, ne sono abbastanza contento, solo che volevo un tempo un po' più basso, però l'importante era portare i punti a casa. Nonostante i problemi che ho avuto la prima manche, sono abbastanza molto contento, perché ripeto, l'importante, dopo quello che è successo, ho pensato che dovevo cercare a portare più punti possibili a casa. Ho portato il massimo dei punti, quindi sono contentissimo. Sì, è vero, in gara 1 siamo andati bene, anche se avevamo tanti problemi di motricità. In gara 2 un po' l'olio, un po' le temperature, un po' forse il degrado delle gomme ci ha indotto a alzare un pochettino il tempo, ma se non ricordo male anche l'anno scorso era stato così, quindi vuol dire che è anche una questione di strada, temperatura. È stato bravo Ligato, che è stato l'unico ad abbassare il tempo, complimenti a lui. Quarto sigillo stagionale in gruppo GT per il pugliese Lucio Perugini, al suo primo CVM e alla sua prima volta ad Ascoli sulla Ferrari 458 GT3, con cui ha dominato entrambe le gare, malgrado abbia recriminato per il fondo molto scivoloso. Seconda piazza per un sempre più incisivo Luca Gaetani, che prende sempre maggiore confidenza con la Ferrari 458 in versione GT Cup, la stessa con cui il campione in carica Roberto Ragazzi ha ottenuto un sorprendente ex aequo in gara 1 con il pilota di casa Alessandro Gabrielli sulla Porsche 911, terzo sul podio di gruppo. Scintillanti le sfide anche del gruppo E1-E2SH, dove il teramano Marco Gramenzi, nella gara che considera di casa, ha centrato un ottimo successo tricolore, lasciando soltanto per poco più di un secondo il gruppo internazionale all'evoluta Lotus del ceco Mikkel, al volante della sempre perfetta Alfa Romeo 155 V6, forte delle regolazioni scelte dopo le prove. E non sempre le ciambelle riescono col buco, questa volta sono riuscite e quindi sono felicissimo. La macchina, la nostra cara Matta 155, come si dice la gallina vecchia fa buon brodo, ho fatto benissimo a portarla qui. E il percorso impegnativo, perché nella gara 2 c'era anche dell'olio in pista, sapientemente dai commissari efficacissimi hanno buttato il filo, ma c'era veramente poca aderenza, quindi il tempo che appunto è più lento un po' per tutti quelli che hanno incontrato questo problema è da imputare a questo contrattempo, chiamiamolo così. Seconda piazza per il bolognese Fulvio Giuliani, che in gara 1 ha accusato un calo di pressione del turbo della Lancia Delta Evo. Terzo posto per il romano Marco Iacoangeli, che ha chiesto e ottenuto ancora una volta al massimo dalla BMW 320i, che cura in proprio, consapevole del gap della vettura bavarese dovuto non solo alle due ruote motrici, ma anche al maggior peso. Non ha mai mollato il bolognese Manuel Dondi, che ha portato al quarto posto l'agile e veloce Fiat X19, nonostante un test a coda in gara 1 e alla sua prima volta ad Ascoli. In classe 2000 a fondo delle pesarese del team Racing Gubbio Ferdinando Cimarelli, molto in sintonia con l'Alfa 156 che prepara in proprio, anche con una toccata in gara 2 tradito dal fondo scivoloso.
In classe 1006, nuovo squillante acuto del calabrese Giuseppe Aragona su Peugeot 106, il driver di Villapiana, alfiere della Cubeda Corse, dopo i dati raccolti in prova, ha staccato la diretta concorrenza. Altro ottimo successo in classe 1006 Turbo, quello del giornalista veneto di Automoto.it Emiliano Peruca Orfei sulla Citroen C3 Max della E2T Corse en Réglage, completamente a suo agio in salita, ha conquistato il successo di classe realizzando delle seguite dirette sul web. Si è notata la concorrenza straniera in gruppo A, dove Gabriella Pedroni ha comunque fatto il pieno di punti tricolori con la Mitsubishi Lancer Evo, nonostante un problema al turbo in gara 1 per la Lady Trentina. Seconda piazza, con successo in classe 2000 per il siciliano Salvatore D'Amico, che sulla Renault New Clio ha ritrovato un ottimo smalto in gara. Sul podio di gruppo anche il triestino Paolo Parlato con la Honda Civic Type R. In gruppo N è pieno di punti tricolori per l'alto attesino Rudy Bicciato, sebbene il motore della Mitsubishi Lancer Evo non sia ancora al massimo della forma. Sul podio di gruppo anche il ceco Varniek su Mitsubishi e Forti su Ford Escort Cosworth. In classe 1006 ha fatto bottino pieno il piemontese Giovanni Regis sulla Peugeot 106, mentre il diretto avversario Rocco Enrichetti su vettura gemella è stato tradito da un semiasse in gara 1 e poi recuperato fino al secondo posto di classe. Giacomo Liuzzi ha vinto il gruppo Racing Start RSTB. Al pugliese della Fasano Corse sono bastate tre presenze stagionali in CVM per portare definitivamente al successo la Mini John Cooper Works della AC Racing. Liuzzi in gara 1 aveva chiuso al secondo posto con un gap di un decimo da Ivan Pezzolla, il giovane fasanese della scuderia Vesuvio, che con la Mini John Cooper Works ha poi accusato un gap poco superiore ma decisivo di 19 centesimi di secondo. Terza piazza a favore dell'altro fasanese Oronzo Montanaro, che comunque difende bene la leadership tricolore. Sono contento, mi godo questa vittoria, anche se diciamo un po' sofferta perché ci ho messo un po', però sono contentissimo. Doppietta del salernitano Giovanni Loffredo in RS. Tra le Racing Start aspirate, il poliziotto ha fatto valere la sua esperienza nelle salite e l'immediato feeling con la Honda Civic Type R, con cui ha debuttato a Fasano. Secondo posto un po' stretto al campione in carica Antonio Scappa su Renault New Clio, una vettura di cui il reattino sta curando lo sviluppo. Terzo in classifica generale un altro bravo pugliese, Giovanni Angelini, che con la sua Renault New Clio ha duellato con la gemella di Giordano Di Stilio. Beh, guarda, quando ero partito non credevo che qui potevo fare due vittorie. Sapevo che Scappa come avversario è agguerritissimo. Non credevo che la macchina qui, specialmente nel primo tratto, poteva essere performante. È solo che la mia petta mi ha smentito e mi ha fatto vincere. In classe 1006 ancora un successo per il convincente pilota pugliese Francesco Savoia, che ha portato in alto in classifica la Citroën Saxo VTS. Sono contento perché mi sono avvicinato parecchio al gruppo N con i tempi. Sono felicissimo anche per aver abbassato il record di un paio di secondi. Mi ero posto l'obiettivo di fare 3.07 e sono riuscito a farlo. Ho fatto un secondo più alto nella prima salita perché avevo fatto un errore ad una curva che poi ho migliorato nella seconda manche, togliendo giusto quel secondo che avevo perso anche nella prima manche. Quindi è andata benissimo, weekend perfetto. Esordio vincente sulla Honda Civic Type R di gruppo Racing Start Plus per il pescarese Giuliano Pirocco. Al suo rientro in CVM, il driver di Raceport International ha vinto la decisiva gara 2, dove ha rimontato sul bravo abruzzese Andrea Mammarella, vincitore di gara 1 con la Honda Civic Type R. Terzo il leader Serafino Ghizzoni, consapevole di un gap dovuto a soluzioni di cambio non ottimali sulla Renault New Clio. Sì, macchina nuova, non la conoscevo per niente, sono salito qui sulla Honda proprio venerdì nella ricognizione del percorso, facendo un giretto così, e niente, venuta la vittoria, sono molto soddisfatto e per la prima volta posso dedicarla a mio figlio.
Tra le vetture turbo, ottima affermazione dell'abruzzese Andrea Marchesani, sempre incisivo sulla Volkswagen Polo GTI, malgrado qualche problema dovuto alle elevate temperature con cui ha contenuto gli attacchi della Lady milanese Rachele Somaschini, la testimonial della Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica, molto a suo agio sulla Mini John Cooper Works.